Aspetta, Angelo. Possiamo andare. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in una location atipica, ma non vedevo l'ora di comportarmi anch'io finalmente da cliente di Elle. Siamo qui pensavo in modo atipico. No, io sempre in modo atipico, essere così mi offende. Siamo qui col buon Danny Lazzarin. Salve. E siamo alla Danny Lazzarin, come lo vedete anche qui, Danny Lazzarin Training Studio. But why? Because I'm happy. Perché oggi andremo a fare un check del mio fisico. Serio? Serio. Ah, tipo 5 mesi. Oh, io mi sono spaccato. Febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. 7 mesi dal mio incidente. Ho ripreso l'allenamento, ho ripreso la dieta, a mangiare bene, caro Dennis. E siamo qui per vedere i frutti è di tutto fatta ciò. È stata la fisioterapia, quindi la fisioterapia, adesso il corpo è operativo e ha cominciato ad allenarsi realmente con i sovraccarichi. Ma la cosa più bella è che Danny non ha mai ancora visto dal vivo la mia condizione fisica attuale, quindi andremo a vedere anche proprio come reagirà il mio amico alla mia nuova condizione. Amico, ormai siamo amici, no? Si può dire che siamo amici. Ma soprattutto non saremo soli, perché finalmente faremo il primo check dopo tipo 2 o 3 anni, non mi ricordo quanto tempo è che mi segue Davide, con appunto Davide Artusi, che è esattamente il mio coach, nonché uno dei coach preparatissimi della DL. Direttore, ci tiene. Direi anche... Andiamo a vedere come va a finire. Sì, ti seguo. Solo faccio entrare io, le apro la porta. In servizio, qui lo sono. Avvisiamo il doc. Sì. Permesso, buongiorno. Vendino. Dottore, buongiorno. Che quale onore e quale piacere rivederci in circostanze meno... Grazie. L'ho abbandonata nel momento del bisogno. Sì. Si è sentito in difficoltà. Mi ho girato e non c'era nessuno. Come funziona? Si accomodino. Ci accomodiamo. Accomodiamoci. Qua siamo accomodanti. Dunque ci siamo. Purtroppo è arrivato anche per me quel momento di faceare la realtà. No, sono veramente contento. È la prima volta che ci vediamo, perché è stato finora un rapporto epistolare. Solo online. Solo esclusivamente online. Eh sì, che stiamo vicini. Sì, a due passi, che vuoi che sia. Però è la prima volta che faccio un check live. Quindi c'è comunque un po' di brio, ma al contempo di scagazza. Perché metto subito le mani avanti. Io parto così, vedi, a tuffo. Allora, signor Doc, io metto le mani avanti perché ho sì seguito bene, diciamo, un po' tutto. Però qualcosina per la via di Damasco me la son persa. Tipo, ha presente, signor Doc, quando lei alla mattina mi ha messo sì, buon, l'avena, l'albume. E poi lei mi metteva, per esempio, che cosa mi diceva di mettere sull'albume? Non lo sai tu. Mi diceva di mettere una cosa brutta, signor Doc. E io ho fatto che mi stai, okay, e ci ho messo la bella crema spalmabile. Ah. Quella proteica, però, che se ci metti proteico è sempre buono. Però poi ho visto i valori nutrizionali, che è tipo tutto zucchero. Però che boost mi ha dato. Che boost. Mi permette? Che bulk. Che bulk. Ma lei vuole venire a lavorare per me e mi fa lei le sponsor, che... E poi forse qualche sgarretto in più l'ho dovuto fare. Ma sa, sono fidanzato, quindi la ragazza, La femmina, se non la porto a mangiare fuori, mi si incura. Come si suol dire, sono stato obbligato. Io avrei voluto veramente non sgarrare. Avrei preferito i miei 200 grammi di riso. Mi pare che questa via di Damasco abbia tanti negozi. È un bel vialone, bello fornito. Però per il resto ci mancherebbe. Ok, allora spezzo una lancia a tuo favore. Già era stato... Sì, dai, è appena arrivato, dai, è il primo check live. Era stata data una certa libertà, un numero più alto di quanto normalmente si fa quanto riguarda i pasti liberi, i cheat meal. Possiamo considerare l'infortunio, l'operazione e quindi poi la ripartenza. Visto che tu ti sei allenato moltissimi anni, Giorgio è uno dei primi clienti che abbiamo avuto, quindi si parla di 4 anni fa. Sì, 2018 abbiamo controllato. È stata fatta tantissima strada, c'è stato un infortunio importante, ma poi la ripresa, proprio perché c'erano tanti chili da prendere,
Ricordami il peso corporeo che hai raggiunto dopo l'operazione. Io sono passato dagli 80, che era la mia fase vuota, a 69. E da lì non mi muovevo. Cioè, post operazione ho provato, diciamo, a mettere su peso sporco, perché ho detto non potevo allenarmi. Ma nonostante io mangiassi quello che volessi, giusto, sì? Hai coniugato tutto alla perfezione, bravo. Perché troppi congiuntivi di fila, mi sembra che non ci avrei messo un vorrebbe. Però mettiamoci un volessi. Non saliva il peso, cioè pesavo sempre 69 kg, era una cosa pazzesca. Ero diventato un... E sono stato anche vittima di mobbing alle scorse riprese dei Gentlemen. Ah, sì? Invece sì, da parte del signor Merluzzo, vero. Perché io sono per la TV Verité. Quindi adesso signor Merluzzo, noi, se no glielo mettiamo nel culo con questo check, non mi va bene. Però il peso non saliva. È il primo check in cui mi trovo in imbarazzo, sì, quasi fuori posto. Benissimo, il peso è stato recuperato alla fine col fai da te. Mi fa ridere anche il doc, sente che ha la voce un po'. Sì, l'ho messo proprio, sono riuscito a metterlo a fuori agio in 10 secondi. Il peso è stato recuperato con una strategia abbastanza invasiva a livello alimentare. La dieta è stata veramente più che abbondante, più di quanto non lo sia mai stata, se non sì, vado errato. Vero, vero, vero. Allenamento, quando hai potuto riprendere, ci hai dato dentro, si vede, si è visto. Peso recuperato in realtà ha pareggiato quanto hai perso. Abbiamo anche qualcosa di interessi. Adesso siamo leggermente sopra in teoria gli 80. Teoricamente dovremmo essere intorno agli 81. Preferi ero 81 abbondanti, 81 e mezzo. Quindi adesso avremo un 86 forse. Ma no, il mio problema, che non so se è un problema o un pregio, è che se io mangio male in realtà perdo peso, perché secondo me comunque ingerisco meno calorie di quelle che prendo. Meno calorie no, però meno nutrienti. Meno nutrienti, sì. Sostanza. Potrei aver perso qualcosa, però siamo qui per vediamo, scoprirlo. Tagliamo la testa al toro allora. Tu sei pronta a vedermi? Perché io... anche il tuo parere conta tanto per me. Io senza l'ho, ovviamente... l'ho visto, lo vedo. Io sono pronta. Una voce fuori campo. No, allora scherzi a parte, io l'ho visto nudo l'ultima volta alle riprese dei Gentlemen, ultima stagione, ed era molto grave la situazione, lo avete visto anche nei backstage del canale La Vita Secondo Danny. Adesso sono proprio curioso di vedere cosa è successo, perché ho visto le storie, ho visto i video, è tornato in palestra e si è fatto valere, quindi vediamo. Speriamo. Allora, intanto, cazzo le gambe. Sì. Cioè, si è rotto il femore e ha la gamba stondata. Se non vado errato a memoria, tutti i giorni, tutti parliamole di queste gambe, parliamole di queste gambe. Mi ha messo 4 sessioni settimanali di gambe. Cioè, non avevo mai fatto tutte queste gambe in vita mia. Ah, adesso, magari forse da qualche video... lo hai visto, però io ho ricevuto le foto, per cui sei frontale, quindi si vede benissimo la differenza tra un arco e l'altro. C'era una gamba, quella ovviamente operata, che era un terzo dell'altra. Quindi abbiamo fatto non solo un lavoro di specializzazione sulle gambe, ma anche sull'arto debole. Sì. Ci sono state un sacco di serie in più solo per la parte operata. Adesso l'occhio clinico vede ancora. Sì, no, no, ma anch'io lo vedo, c'è un po' di differenza. Però rispetto a. Cioè, guarda, che questa, tipo post operazione, si era asciugata da morire. Sembrava tipo un tutt'uno col polpaccio. Che col mio polpaccio! E guarda anche il pettorale. Non ho parole. Io salirei. Prego, piede su placchetta metallica. Ok. Mamma mia, che vacca! E siamo già a 83 kg. Post ferie va benissimo. Fai aderire bene sia il pollice che le dita sulla parte posteriore della maniglia. Dopo, ovviamente, ragazzi, vi faremo vedere la carta. Ma e dai, ti dirò che è tanta roba. È quanto c'ho di grasso? 11,2. Minchia, pensavo molto di più. Veramente bene. Facciamo check fotografico. Siamo rilassato, morbido, sì, guarda, sì, avanti. Senza contrarre. Mamma mia, che carro armato. Sono un po' storto, ma quello sono allora, sempre stato storto. Tranquillo. Mi permetto di dirti, ormai ci alleniamo insieme da 4 anni, almeno un periodo dell'anno lo troviamo per allenarci assieme, e sì, credo che questa sia la tua forma più piena e pesante che tu abbia mai raggiunto. E se pensiamo che arriva da un infortunio, uno dei più importanti per quanto riguarda la frattura di un osso, che prevede allettamento, che è il numero uno del catabolismo, è l'incubo di qualsiasi Madonna palestrato. Vi do una confidenza: quando ci siamo sentiti subito dopo la rottura del femore, il Murri era veramente distrutto. Tra l'altro, diamo una piccola diciamolo chicca. Perché
che fa ridere sta chicca. Il giorno prima dell'aereo per venire. Esatto, da cioè me. Danny è stata forse la seconda persona che ha saputo della mia frattura del femore, perché io il giorno dopo sarei dovuto andare proprio da Danny. Guarda, per una produzione. Sì, dappertutto. Però ho dovuto mandargli un vocale, una foto dalla barella che adesso recupero e ve la metto proprio qua. E ho detto: Danny, non posso venire perché mi sono rotto il femore. Lui non ci poteva credere all'inizio, ma effettivamente mi ero rotto il femore. Basta, fine della storia divertente, che è divertente. Però poi il ciclo di bene è bellissimo. Ma la cosa che mi dà soddisfazione è che lui era distrutto. Ho detto: avevo raggiunto la forma bellissima, ero pieno, ti ricordi? Non ero mai stato così. Ho detto: Muri, tu fidati, adesso lascia passare questo periodo che Davide ti rimette in sesto e con gli interessi. Io l'avevo detto un po' per rincuorarti, di sicuro avresti raggiunto quella condizione, ma non pensavo che in così poco tempo avessi avuto anche gli interessi. Io gli ho detto la stessa identica cosa dopo, credo, qualche settimana. Gli ho mandato un messaggio, ho detto: come stai, come non stai? Vai tranquillo, adesso prenditi il tempo. Tra l'altro so anche che il Docker ci è rimasto un po' male, perché avevamo costruito un qualcosa di bello insieme ed è effettivamente abbiamo perso, diciamo, tutto il progresso. Tra l'altro mi ricordo che spesso io ti dissi che nel 2019 io avevo raggiunto, secondo me, la mia forma migliore a livello di compromesso, massa e definizione, che era quando avevo il baffetto da minchione e sono venuto a fare la produzione. E ti ricordi che io ti avevo detto: no, non è ancora la tua forma finale. Effettivamente c'era del vero, c'era della verità. Tra l'altro questo potrebbe essere Canon Danny. Io non faccio motivazionali, motivation, perché non sono la persona più adatta. No, è vero. Però io ti posso assicurare che ero davvero, e qua parlo seriamente, ero davvero demotivato a merda dopo l'operazione. Perché tra l'altro, prima di tornare in palestra e tutto, c'è stata tutta una fase di fisioterapia che mi ha davvero messo super alla prova. Perché io non so se tu hai visto il video di aggiornamento della mia fisioterapia, ma ci sono alcuni video su tipo uno o due mesi dopo l'operazione in cui, cioè, camminavo, ragazzi, tutto storto così. Anche durante i Gentlemen, se ben ti ricordi, per strada non andavo ancora super dritto, ancora non sfiancavo bene. Quindi prima di tornare a potermi allenare ho dovuto fare tutta una fisioterapia. È stata mentalmente e fisicamente super impegnativa. Quindi mai mi sarei immaginato di poter tornare ad allenarmi così in fretta e di ottenere questi risultati con questa velocità. E questo, devo dire la verità, non per fare lecchinaggio, perché tutti sanno che non ne ho bisogno. O sbaglio? Ok, ma è stato possibile solo ed esclusivamente grazie al connubio A, sì, del mio impegno, sì, dedizione, no, eccetera, ma anche perché mi sono messo in mano dei professionisti. Perché, ragazzi, se l'avessi dovuto fare da solo, non avendo né nozioni né avendo studiato per questo, non avrei mai raggiunto questi risultati, ragazzi. Diciamo, quindi, che la tua fisioterapista ti ha aiutato moltissimo. Davide, quando sei entrato in sala, era già pronto a farti fare. Sì, esatto. E questo è senza ombra di dubbio un plus per riprendere in velocità i risultati. Anche perché, come diceva Davide, noi abbiamo lavorato praticamente le gambe quasi esclusivamente in monopodalico, concentrandoci su degli esercizi. Lui mi ha chiesto cosa puoi fare, cosa non puoi fare. Quindi anche praticamente non avendo toccato fondamentali per quanto riguarda le gambe e anche per il sopra, panca fino a qualche tempo fa non la toccavo. È incredibile sta cosa. Siamo comunque riusciti. Tu pensa, ovviamente, con una gamba che non teneva, certo, hai un rematore in piedi. Sì. Tutto lavoro di isolamento, che di solito è l'opposto di quello che si fa nelle fasi di massa, dove ci sono i grandi esercizi, dove c'è il carico importante. La strategia è stata diversa, più sulla volumizzazione. Sono veramente contento. Cambiati, ci rimettiamo. Assolutamente. Esso conteggia. Mi conteggia, mi conteggia. Che sia il conto. Sei il conto, dimmelo prima che scappo bello lesto. Adesso non per dirti rompiti una gamba per provarlo, te lo dico io, così non te la devi rompere tu. Ti tocca di bene le palle. Anch'io. Ma sai che è brutto non poter non solo camminare ma anche correre. Cioè io ho ricominciato a poter correre tipo 2 mesi fa. È proprio frustrante, cazzo, non poter. La cosa più basica che uno pensa a correre, minchia, è un po' frustrante. Fine, adesso non sono più frustrante. Allora, il resoconto è particolarmente positivo. In realtà a me non interessa tanto il numero che abbiamo trovato oggi. Il numero che abbiamo trovato oggi in relazione all'infortunio e in relazione a quello che c'è stato prima. Giorgio era stato non per il check, ma in occasione di altre riprese. Io ho in archivio dei dati risalenti appunto a 24/11/2019. Quasi 3 anni fa. Esatto. Okay. Ho fatto 2 conti. E a livello di massa magra all'epoca eri risultato 73,6 kg. Oggi abbiamo un 75.
Quindi tu non sei mai stato così grosso. Cioè, sogno di sentirmi dire una cosa del genere da, non lo so, da anni, da una vita. Ma hai visto che ho comprato una bilancia per niente? Te l'ho detto prima che vedessi l'altro. Cioè, tu non sei mai stato così grosso, vedi che... Siamo circa un 10% che, come anticipavo già prima, per il livello di calorie a cui è stato impostato il piano alimentare, è veramente... Si può chiedere quante calorie sia... Diciamo che la cifra precisa in realtà non la posso dare. Ok. Abbiamo di media quello che era stato calcolato, un 4300 giornalieri, un quantitativo calorico abbastanza anomalo. Infatti, mangio tutto il giorno, cioè come un pazzo mangio. Sì. Senza considerare il fatto che comunque gli erano stati concessi uno o due sgarri, sì. Quindi quelle 4300 io penso possano essere portate tra le 5 e le 5500 calorie giornaliere, ovviamente la media settimanale. Media settimanale. Quindi è un conteggio calorico che veramente è fuori da ogni grazia di Dio. Eppure il fisico, con il giusto stimolo allenante, è riuscito a tradurre le calorie e i nutrienti in massa muscolare. E quindi alleluia. Non avrei saputo riassumerlo in maniera migliore, anche perché non ne ho le competenze, ne sono sicuro, né le facoltà verbali per poterlo riassumere. Però una cosa semplice da dire, ma d'efficace. D'efficace. Ma efficace. Sono contento, sono veramente contento. Anche io farei un bel applauso allora, come si fa da noi terroni. Concludiamo tutto con un bel applauso. Direi che questo video si conclude col botto. Io ringrazio il dottore, il doc. Noi ci continueremo a sentire perché questo è solo l'inizio. Mi piace. Noi puntiamo non solo a essere più grossi di Merluzzo, ma soprattutto più grossi, i più grosso dei gentleman. Accidenti. Quindi caro il mio anziano, prima o poi ma perché no un palco 2020? Magari. L'unico problema del palco è che a me piace troppo mangiare, cioè più di un'altra cosa che mi piace tanto, però le metto quasi a pari merito. E se Bulk mette un 30k sul piatto, se venga... Io ci vado, ma perché questa è poi la terza cosa che mi piace altrettanto delle prime due. Ragazzi, direi che questo video possa concludersi qui. L'abbiamo reso un po' goliardico, un po' brioso, perché comunque era roba troppo tecnica, era anche poco credibile. Lei insieme. In generale. Spero vi abbia comunque divertito, vi sia interessato sapere com'è la mia forma fisica. Se volete nuovi contenuti del genere, io... Che fa lei? Ditecelo, perché comunque io li potrei fare. Se potesse Se poteste? Con chi parli? Con lui? No, con lui. Se vi potesse interessare farvi seguire dalla DL o comunque avere informazioni per un servizio di coaching con i controfiocchi, e come avete visto è fattibilissimo anche farsi seguire a distanza, io lo faccio da 4 anni, i risultati comunque ci sono. Adesso c'è pure l'app, appunto, come dice il buon Dennis, lo trovate qui sotto in descrizione. Non rido per l'app, rido per Dennis, che so che a lui fa molto piacere. Vi dico solo che grazie a Murri prima siamo andati a fare la spesa. Ciao Dennis, ti seguo tantissimo. Ci vediamo al prossimo video.